Sicuramente l'anno 2023 è andato piuttosto bene su molti versanti. Innanzitutto abbiamo recuperato una parte importante delle perdite che avevamo purtroppo incamerato nel 2022. Tutte le nostre linee hanno avuto rendimenti positivi, tutte sono state superiori al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto, quindi sotto il profilo degli investimenti è stato sicuramente un anno positivo. Per quanto riguarda il trend delle adesioni, anche in questo caso dobbiamo dire che abbiamo avuto il record dei nuovi iscritti degli ultimi anni, 137.000 iscritti totali al fondo. Una cosa particolarmente positiva, perché un po' in controtendenza rispetto ai dati nazionali, è il fatto che abbiamo avuto un grande numero di adesioni di giovani e di donne. Beh, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo e quindi possiamo solo fare delle supposizioni. Diciamo che anche per il 2024 le prospettive, al netto degli scenari geopolitici, che ovviamente non possiamo controllare, le premesse dei mercati non sono sicuramente incoraggianti, perché comunque l'inflazione sembra essere ritornata sotto controllo, la politica restrittiva delle banche centrali è cessata e quindi, diciamo così, questi sono tutti fattori che lasciano ben sperare anche per il 2024.